Buongiorno Davide. Buongiorno, buon sabato. Buongiorno, buon sabato a te. Un argomento che tiene fatalmente banco sui quotidiani di stamattina è il via libera da parte dell'Eurogruppo al nuovo fondo salva stati, che divide la politica e insomma ci pone degli interrogativi su quali saranno poi le misure economiche adottare per la crisi. Il Sole 24 Ore titola: c'è l'accordo dell'UE sul MES, governo diviso, e poi si precisa che dal 1 giugno ci saranno prestiti per 250 miliardi fino a 10 anni con tassi intorno allo 0,1%. La Stampa: MES senza condizioni e il governo si spacca. Davide. Mancano dei pezzi sui giornali di oggi e quando si fa cattiva informazione ci si prepara, ci si condisce la cattiva realtà. Hanno fatto i titoli in prima pagina subito dopo la sentenza della Corte Costituzionale tedesca, dicendo che, cosa che noi giudicamo, almeno io giudicai immediatamente sbagliata e sballata, che la Corte Costituzionale tedesca metteva in dubbio, smontava l'Europa, la BCE, eccetera. E oggi però si sono dimenticati di mettere, quantomeno di avvisare i lettori, che c'è stata ieri una nota della Corte di Giustizia europea, la quale ha detto: noi non commentiamo le sentenze delle corti costituzionali dei vari paesi, ricordiamo solo che per quel che riguarda il diritto europeo la competenza è solo ed esclusivamente nostra, e che le corti dei paesi membri sono tenute a far valere il diritto dell'Unione Europea dentro i loro paesi. Dopodiché noi non commentiamo il merito di nulla, hanno perfettamente ragione, e naturalmente è l'esatto contrario di quello che si è raccontato alla gente, cioè che ci sarebbe una clausola nella Costituzione tedesca, che è un'altra balla, per cui che tra l'altro non è stata scritta dai tedeschi la Costituzione tedesca, perché forse qualcuno dovrebbe ricordare in che condizioni fu scritta la Costituzione tedesca, ci sarebbe una prevalenza del diritto interno su quello esterno. E qui archiviamo questa balla che è stata raccontata agli italiani. Ieri l'accordo sul MES raggiunto all'Eurogruppo sì, non è che sia poi questa novità, anche lì si sapeva tutto. In Italia segnalano i giornali, per esempio La Stampa: il MES senza condizioni e il governo si spacca. Ma perché dovrebbe spaccarsi? Cioè lì c'è una disponibilità di fondi, di quattrini, che arrivano fino al 2% del prodotto interno lordo di ciascun paese. Per l'Italia sono all'incirca 36-37 miliardi, prestati per 10 anni allo 0,1% del tasso di interesse. Cioè la sola ipotesi di mettere in discussione che li si prenda è la cosa più anti-italiana che si possa concepire, la cosa più avversa agli interessi di noi tutti. Cioè io quei 36-37 miliardi li devo andare comunque a prendere, solo che perché non posso fare altro, il governo non può che indebitarsi per spendere dei quattrini, visto che non ne abbiamo a sufficienza di quelli dati dal gettito fiscale. Se io non prendo quelli a 10 anni allo 0,1, li vado a prendere da qualche altra parte a 10 anni al 2%, cioè all'1,9 in più. E scusate, ma non è questo un attacco pesante agli interessi degli italiani? Non è questo un furto nelle tasche degli italiani? Cioè tu mi stai prendendo dal mio gettito fiscale, dalle tasse che pago, un 1,9% in più rispetto a quello che puoi prendere. Poi si aggiunge naturalmente: ma 36 miliardi non bastano. Su questo non c'è alcun dubbio che 36 miliardi non bastano. Però ci risolveremmo per esempio questa sceneggiata ignobile delle mascherine. Non sarebbe male. Ripartiamo dalla prima del giornale, che titola così: altre 776 pagine per non fare niente allo sbando. È l'occhiello. Il decreto ancora non c'è, scrive il giornale. Tante proposte e nessuna decisione. A Milano polemica sulla folla in strada. Davide, su quest'ultimo tema insomma ci concentreremo tra poco, però partiamo proprio dal titolo di apertura del giornale. Sì, ieri ho ricevuto anch'io, come tanti altri naturalmente, la bozza di questo decreto. Non so se sia quello che poi porteranno, non lo so io come non lo sanno tutti quelli che ne scrivono, se sia quello che porteranno al Consiglio dei Ministri. In effetti sì, sono quasi 800 pagine. Per questo deriva dal modo in cui si scrivono queste robe. Non è che uno, diciamo, non è che questo governo anziché un altro ci si è messo di cattiveria e vuole scriverlo così a lungo, è il modo in cui si fanno le leggi. Dovremmo ragionare sullo smontare questo modo di procedere, perché naturalmente capite che, insomma, in un momento di crisi, di emergenza, uno partorisce 800 pagine,
ci vogliono poi una settimana per cercare di studiare come funzionano. Nel frattempo lo devono convertire in legge, magari lo cambiano e ricominciamo tutto dopo due mesi con altre 900 pagine. È una cosa. Però ripeto, non è il problema di questo governo, è il problema di come facciamo le leggi. Detto ciò, capite bene che commentare quasi 800 pagine, però per capirsi, per esempio, c'è una parte relativa agli alberghi ed è l'ipotesi è quella di creare un fondo da cui i titolari dell'impresa alberghiera possono ottenere rapidamente la liquidità di cui hanno bisogno. A fronte di questo cedono la proprietà o parte della proprietà dell'albergo a valori catastali, con la previsione di poter poi procedere al rimborso del finanziamento una volta in un arco temporale agevolato. Non funziona. Non può funzionare. Se lo mettono così, è come nell'altra cosa della liquidità nel credito cura Italia, nel decreto cura Italia. Non può funzionare. Intanto perché i valori catastali sono immaginifici, sono falsi, sono privi di fondamento nella realtà. Secondo, ma se un albergo o qualsiasi impresa, poi lo voglio dire, non è che cambia, ha bisogno di liquidità, io Stato cosa mi prendo in cambio? Il valore catastale di quello che c'ha addosso? Significa che comunque stiamo mettendo in conto che forse muore. Se muore, che mi vendo? Le mura? E me le vendo al valore catastale? No. Allora, facciamo diversamente. Io ti garantisco il credito. Tu me lo devi, fin quando quel credito esiste, tu non puoi fare una serie di cose. Non puoi portarti a casa i soldi per il guadagno, non puoi dare premi, non puoi far crescere gli stipendi e gli emolumenti dei dirigenti fino all'ultimo dei prestatori di servizio. Non puoi fare tutto questo. Io ti concedo un tempo lungo perché la crisi potrebbe essere grave, però tu ti potresti liberare entro sei mesi da questo, perché la riapri l'albergo, sei in un bel posto, c'è il tutto esaurito e mi dici entro sei mesi, guarda, grazie mille, qua ci sono i soldi che mi hai prestato, tu te ne vai e io torno a fare quello che mi pare, aumento gli stipendi, mi prendo i premi, faccio i guadagni. Qual è il problema? È molto più serio farlo così, cioè regolarsi sulla libertà dell'impresa di poter tornare a fare profitti. Se mi dico mi prendo impegno le mura al valore catastale, ho deciso di aprire poi i procedimenti sul riscatto delle garanzie date al credito, ci rivediamo fra 30 anni quando però saremo veramente tutti morti. Davide Giacalone, riprendiamo dal Corriere della Sera, titolo di apertura, bar e ristoranti, si apre così, il ministro Boccia, due punti dal 18, valuteremo gli spostamenti tra regioni, gli scienziati attenti a regolarizzare gli stranieri, Unione Europea intesa sul MES, distanza da 2 a 4 metri e protezioni, Milano, ed è qui che ci focalizziamo, Sala contro la Movida, pronto a chiudere, poi una foto appunto del sindaco di Milano, Beppe Sala, insieme al comandante dei vigili lungo i Navigli, che secondo alcuni alcune foto giovedì sono stati presi d'assalto all'ora dell'aperitivo. Sapete cosa c'è? Io mica lo calo ieri c'è stato ovunque, da quando è stata pubblicata la foto sui Navigli tutti avevano da dire sul fatto che ci fosse troppa gente ai Navigli, c'era troppa gente ai Navigli. Però posso dire una cosa, c'è anche il lato positivo della faccenda, perché il guaio più grosso sarebbe stato che dopo un blocco così lungo ci fosse stata una carenza di vitalità nel mondo e nel nostro mondo e su Navigli. Non è così? Meglio. Poi cerchiamo di distanziare le cose. Quella foto che ho visto, che naturalmente deve essere presa, deve essere lo scatto fatto nell'angolazione che dà la maggiore concentrazione di persone, perché se io inquadro il Navigli dall'altra parte e ci trovo 10 persone che camminano a distanza di 20 metri l'uno dall'altra, voi capite che la foto non me la paga nessuno, non ha nessun senso, non ha nessuna notizia, nessun giornale ha diritto a pubblicarla, ha interesse a pubblicarla. Perfetto. Quindi ovviamente devo pubblicare la fotografia che manifesta il maggior problema. Perfetto. Quella lì, d'accordo. Sentite, io quando finisce questa trasmissione vado a fare la spesa al supermercato. Io non mi infila, sono più o meno con quelle persone lì, per entrare al supermercato. Più o meno siamo in quelle condizioni lì. Certo, ci tenderemo a tenerci distanziati. Ci sono degli effetti psicologici, fin quando si è in fila in tre siamo molto distanziati. Quando cominciamo a essere in 30 si stringe la fila, intanto per lo spazio delle persone e poi perché c'è la premura di dire noi che dovesse qualcuno superarmi. Quindi sono cose anche abbastanza naturali. A fronte di questo leggo sul giornale un'intervista a un virologo del Niguarda, adesso lascio perdere il nome che tanto non ha senso.
un branco di imbecilli irresponsabili si vanificano i sacrifici dei mesi. Leggo sulla prima di Libero, o della Verità, chiedo scusa. Sindaco Sala, per la folla sui navigli quello che deve vergognarsi è lei. Ma le mamme, un po' di educazione dal modo in cui ci la comunicano ancora, cioè il modo in cui ci si esprime, si possono esprimere sentimenti e parole molto forti senza sentirsi in bisogno di evocare la vergogna e l'imbecillità. Anche perché poi c'è sempre il rischio che uno dica: no, stai parlando di te stesso, spero. Torniamo dunque in zona rassegna stampa con il nostro Davide Giacalone e andiamo a focalizzarci sulla prima pagina del Messaggero. Prima parlavamo, Davide, della vitalità che occorre con le dovute e necessarie cautele per affrontare questa fase 2. Tra qualche giorno ci aspetterà un passo ulteriore perché i ristoranti riapriranno dal 18, distanziati a tavola di 2 metri, aggiungo io, da giugno poi i teatri, spazi giusti, mascherine e prenotazioni. Questo è lo scenario, Davide. Allora, oramai, diciamo così, il gioco della mascherina ha soppiantato il gioco del congiunto, no? C'è stato durato qualche giorno, dice chi sarà i congiunti, non i congiunti, era diventata una cosa divertente, una discussione di società e amen. Il gioco della mascherina però rischia di essere un filino più pericoloso, perché intanto leggo sul Messaggero, è corretto, Nel decreto legge rilancio sparisce il costo calmierato a 50 centesimi, l'ipotesi di venderle al triplo. E non ce lo fate vedere, regalatele, cioè, una spesa pubblica, dicevamo prima dei fondi del MES, compratele e datele alla gente, perché dopo aver detto che è a 50 centesimi, avere corretto il titolo che è a 50 centesimi più l'IVA, dopo aver detto che quelli che ritenevano che a 50 centesimi sarebbero spariti erano tutti delle persone che non sanno ragionare e così via, se si dovesse arrivare a 3 volte uno dice vabbè, ritirate dal commercio chi è che si è occupato di questa cosa. La seconda cosa è dall'Istituto Superiore di Sanità disco verde alle protezioni artigianali a condizioni che siano multifiltro e multistrato. Anche qui cerchiamo di non prenderci troppo in giro. Esistono le certificazioni, queste mascherine come qualsiasi altra cosa, i giocattoli per i bambini, avete presente quando uno compra il giocattolo, il ciuccio che il bambino può mettere in bocca, sono omologate e certificate, cioè come c'è scritto CE, secondo le regole della comunità europea. Non è una mania burocratica, è per dire che per esempio quel ciuccio non lo hanno dipinto con delle cose tossiche, non ci hanno messo dei pezzi di legno per cui il bambino anche senza denti riesce a inghiottire una scheggia di legno, cioè è protetto. La stessa cosa per quello che tu mi dici che io devo mettere la mascherina, quindi ci devo respirare, e che dentro non ci sia monnezza perché mentre a quello che sto respirando. Adesso siccome non ce le hai le mascherine, dici guardi però se la può fare anche da solo, però a condizioni che sia multifiltro e multistrato. Ma che ci stiamo pigliando in giro? Cioè prendo 2 calze di quelle da donna e me ne metto modello rapina e dico vedi è multistrato, nel senso che sono 2 calze, ed è multifiltro nel senso che passa attraverso le fighe, se me la presa in giro. È un modo per divertirsi. Ma poi, siccome io in queste materie sono ignorante, quindi lo dico così prima, guardate, sono ignorante, quindi essendo ignorante, come spesso capita agli ignoranti, manco leggo, guardo le figure, il Messaggero presenta le figure dicono, cioè, quali diversi tipi di mascherina. La mascherina chirurgica offre una protezione molto alta quando contagio gli altri, molto più bassa nell'essere contagiato. Mi sta bene perché l'obbligo di mettere la mascherina non è tanto per difendere me, ma è difendere gli altri dall'eventualità che io sia contaminato. Va bene, d'accordo, corro un rischio, però non arreco un problema agli altri. Le mascherine FFP2 con valvola e FFP3 con valvola, ripeto, io sono ignorante, all'80% non proteggono gli altri, mentre, diciamo così, sono molto protettive per me stesso. E quindi vanno proibite. Cioè, se io incontro al ristorante quando si aprirà, al supermercato uno che ha la chirurgica come quella che ho io, ci salutiamo da lontano dicendo come siamo altruisti. Se incontro quello che ha la valvola, che mi trasmette tutto quello che è, lui dice che l'avete fatto entrare a fare. Le autorità servono a questo, a regolare, a dire che cosa è possibile comprare, anche perché quelle con la valvola costano pure di più, per cui si dice guardi, quella a 50 centesimi mia non c'è,
Il regalo di tre quelle chirurgiche, comunque quelle lì costano di meno, e le altre lei le può mettere per andare a correre, dove effettivamente capisco che debba respirare, però invece per andare al supermercato non la può mettere quella che quando lei espira tutti i suoi virus vanno a tutti gli altri, perché occorre che lei abbia un po' più di cura per gli altri. Questo servirebbero le autorità, non a fare le conferenze stampa in maglioncino celeste per far vedere quanto si è fighi, perché è come dire, poi stufa. Davide, la prima di Repubblica, i lavoratori scartati è il titolo d'apertura, oltre 300.000 le domande di cassa integrazione in deroga presentate, ma finora ne sono state pagate solo una su cinque, abbiamo un problema. Sì, questi per la verità sono due problemi che si uniscono e creano una miscela abbastanza pericolosa. Cioè, il primo problema è la lentezza dell'INPS. Questa roba ha un senso se è urgente, cioè che serve a dare alle persone, ai lavoratori che non hanno altri sostegni e non hanno risparmi, la possibilità di continuare a poter spendere. Questo non è che glieli puoi dare dopo sei mesi. Dall'altra parte, e questo è un problema ovviamente, poi c'è però un altro problema, che si è aperta la possibilità della cassa integrazione in deroga praticamente a tutti, e con lo Stato, l'amministrazione fiscale, l'amministrazione previdenziale, che non conosce i suoi cittadini e non li conosce da una parte, non si fida. Allora, io so per esempio di richieste di cassa integrazione in capo a studi professionali che sono non ricchi, di più. E non si fanno queste cose. A parte che io lo trovo sconcio moralmente chiedere la cassa integrazione quando sei uno studio professionale che ha macinato milioni, milioni e milioni per tanto tempo e che ti auguro di continuare e di essere presto in grado di macinarli. E nel frattempo li paghi con i soldi che hai guadagnato prima. Mantieni i tuoi collaboratori perché sono la parte preziosa del tuo studio comunque, e non chiedi la cassa integrazione a spese degli altri. Dice, come faccio a distinguere? E fai autocertificare, ma poi dopo sii in grado di controllare. E chi autocertifica il falso e chi si prende i soldi del contribuente sostenendo che c'ha lo studio professionale in crisi e fino all'anno scorso fatturava milioni e l'anno prossimo fattura milioni, gli dai una multa da milioni, cioè gliela fai pagare, perché quando si è, diciamo così, sleali nei confronti della collettività è giusto essere puniti. Ma non è che perché c'è quello lì che fa così puoi fare aspettare sei mesi quell'altro che c'ha bisogno. E questo purtroppo è quello che sta succedendo. Davide Giacalone, grazie per questa mattina. Tutti gli interventi di Davide sul nostro sito rtl.it con i podcast per riscoltare anche l'intera puntata, volendo, di Non Stop News. Buon lavoro e a domani. Grazie a voi e buona radio a tutti.